Buongiorno, ciao Furio e buongiorno professore, ben trovato, come va? Benissimo. Questo giovedì, che stelle abbiamo in testa stamattina? Sicuramente delle stelle molto forti, molto una bella luna che ci dinamizza un po' tutti, quindi credo che sia proprio una giornata a tinte forti. Paolo, i tuoi ricordi, non so, da ragazzo, da ragazzino, gli sceneggiati, il grande sceneggiato che rimane nel tuo cuore? Ah, era Salto Mortale, parlava della storia di un circo svizzero. Salto Mortale lo andremo a ricercare, adesso siccome oggi è giovedì, trattiamo di sceneggiati, incontriamo un grande attore, la nostra sigla, la conosci la nostra sigla, certo, dello sceneggiato? Beh, goditela insieme a me. La musica la riconosci, no? La sigla. Sì, è stato uno dei più grandi sceneggiati, poi mi appassionava proprio per le tematiche che, guarda caso, dopo un bel po' di tempo ho ritrovato. Eh sì, il segno del comando, queste immagini scelte per noi da Andrea Tinari, che insieme a me prepara queste puntate dedicate proprio allo sceneggiato, e andremo a cercare il tuo Salto Mortale sicuramente, però adesso andiamo al 1952, La Provinciale, regia di Mario Soldati, Gina Lollobrigida, Gabriele Ferzetti, Franco Interlenghi. Vediamo. Vederti gli occhi. Ehi, che romantico. Ma che ti piglia? Andiamo, camminiamo. Ma con questo caldo? Andiamo a fare un tuffo in piscina. Dio mio, che ore sono? Le 5. Vieni presto, Paolo. Sono in ritardo. Ma che succede? Che cosa c'è? Le tue sorelline. Beh, cos'è che vuoi? Siccome Miss Murphy deve fare il bagno, mentre Miss Murphy fa il bagno, io devo tenere i bambini. È stata una trovata di Anna. E lasciala perdere, Gemma. Vieni a spasso con me. Ma sai bene che non si può. Va bene? Buongiorno Interlenghi, benvenuto. Sì, come va? Bene, lei? Ma quello ero io? Quello era lei. Dura, eh? 1952, girato nel 51, immagino. No, 52, girato nel 52. Girato nel 1952, sì, appunto, sì. Iniziavano gli anni 50, sì. E lei ha incarnato, insomma, un po' il prototipo del ragazzo degli anni 50, no? Sì, infatti, gli anni 50, va bene. Ma le piace rivedersi, che effetto le fa? Beh, quando rivede questo ragazzo? Sono rimasto un po' scioccato, ho visto, dico, ma chi è sto ragazzino qua? Ma che fa qui? Invece ero io, no. No, ma la Provinciale me la ricordo benissimo, che la fanno spesso in televisione. C'era Lollobrigida, Ferzetti, Renato Baldini, che non c'è più, e tanti altri attori. E tanti altri attori. Ha molti amici attori, per esempio Gina Lollobrigida, è rimasta una sua amica, vi sentite, oppure... No, amica che ci sentiamo no, però la incontro spesso in queste o commemorazioni o cose strane, e ci salutiamo. La vedo spesso. Beh, la sua simpatia la conosciamo tutti, anche questo bel distacco, no, che lei ha, mi sembra. Ma ha paura del tempo che passa? No, tanto non c'è niente da fare. Ho provato ad aver paura, poi mi hanno dato degli indirizzi di Faust, no, del dottor Faust, ma non risponde mai nessuno. Non risponde nessuno? No, perché lì io cercavo di levarmi una ventina d'anni, 30, però è dura, non ci si fa. No, non ho paura del tempo che passa, e tanto passa per tutti, mica solo per me. E allora noi andiamo indietro, anche se lei è proiettato nel domani, sì. Appena finito due lavori importanti dei quali parleremo, l'esordio prestissimo a 13 anni. A 13 anni lei viene scelto in mezzo a tanti ragazzini, insieme a tanti ragazzini, sì. Per un film che, vabbè, è, sì, nella storia mondiale del cinema. Prego. Beh, perché il film si chiama Shusha, ma si chiamava Ragazzi, infatti. Il primo titolo era Ragazzi e passò un generico, noi stavamo giocando lì a Via Palestro, così era
dopo gli esami di terza media, quindi sarà stato luglio, così fine luglio. Dice, ma che fate qui? Dice, andate a Via Po che De Sica cerca i ragazzi per fare un film. E sono corso là, e da lì è cominciata la mia avventura. E De Sica appena l'ha visto ha detto... No, prima ha detto, sai fare a pugni? Ho detto, no, veramente, avanti un altro. Detto, come? Ho fatto una fila di un'ora, perché c'era tanta fame, c'erano tutti che andavano a cercare di lavorare. Ho fatto la fila di un'ora e questo neanche mi guarda. Io mi sono rimesso in fila. Se sai fare a pugni? Sì, certo, perché mio fratello è così. È ricominciata però una trafila lunghissima. Ho cominciato il film insieme a un altro che faceva il mio ruolo. Perché De Sica diceva che sì, ero bravo, mi davo da... Insomma, ero uno che aveva istintivamente... Era un attore, però non avevo la faccia di chi ammazza il compagno. Ma io dico, il compagno l'ammazzo per dargli una lezione, non perché lo odio, anzi gli voglio bene, dico poi mi dispiace, poi piango, a Giuseppe. Eh sì. E quindi lui ci ha messo tanto, 10 giorni, poi dopo 10 giorni a quello che doveva fare anche lui la mia parte, gli hanno detto guarda domani e domenica non si lavora. Non era vero, niente, l'hanno cacciato via. L'hanno cacciato via e Pasquale, infatti. E io mi faccio Pasquale. Pasquale, insomma, questo film davvero che è nella storia del cinema del mondo. Perché ha preso l'Oscar, Oscar. È il primo film italiano che ha preso l'Oscar. Ne vediamo delle immagini. Quante volte l'ha visto, l'ha rivisto? Passa sempre e mi prende sempre un... Mi rivedo in piena notte perché passa sempre sulle libere, eh? No, è dura. Ne vediamo. Quello è dura, sì. Un guarda. Frammento, Sciuscià. Ecco, Sciuscià. E basta. Andiamo, basta. E allora, si è deciso? Fuori no. Noi non saremo niente, ve lo giuro. Basta, basta. Dico tutto. E allora? Uno si chiama Erpanza. L'altro è Attilio, il fratello di Giuseppe. E l'altro non lo conosco, ve lo giuro. Non l'ho mai visto. A Giuseppe. Portateli in cella. Andiamo. Ehi, una ragazza qua. Ma che hai? Io non mi ci devo fare. Mi sembri una puttana. Ragazzina, sì. Ma Giuseppe. Ma qua. Ma come? Non ti hanno fatto male? A me no, a te. No, manca a me. Ma non ti hanno menato con la cinghia? Ma che vogliono scherzare? Oh, non mi hai detto niente, no? No, non ho detto niente. Chi l'ha detto tu vieni qua? Mannaggia la miseria. Che voi, Niente, ho detto che si non è nominata. Beh, qui è dura, eh? È dura, sì. È dura. Poi uno rimarrebbe davvero a guardarselo. Che ricordo ha di quelle giornate sul set di quegli anni? Poi insomma uscivamo dalla guerra, lei giocava appunto, diceva, a Via sì, Palestra. Giocavamo con un pezzo di legno da una parte all'altra della strada perché era asfaltata Via Palestra. E insomma era un periodo straordinario, spensierato, bello, era tutto bello, non c'era niente di brutto. Certo, il brutto era alle spalle, era appena... Sì, era passato. Era appena passato. La guerra, i bombardamenti, le paure, il balbettio nella cantina. Dice, ma questo ragazzino che c'ha? Che c'avevo? Dicevo la preghiera, ma avevo paura. La paura, sono rimaste delle paure? Beh, no. Le paure adesso ci sono. Ma di quelle là, no. Quelle lì... Se ne sono andate. Se ne sono andate subito. Senta, ma diceva che per caso è andata a fare questo provino, ma il fascino del teatro, il fascino del cinema, lo subiva già prima di andare? Posso soltanto dire che mi chiamavano Charlottino perché facevo l'imitazione di Charlot, ma tutto lì. Ma per il resto ero un grande appassionato, andavamo lì a Via Palestro, ci imbucavamo all'Ambasciatori per vedere i film americani, tutti i film americani del dopoguerra. Ero un appassionato, ma non pensavo mai né di fare l'attore, né di andare a una scuola, no. Ero troppo giovane, no? Non pensavo.
né appunto di iniziare la carriera con questo capolavoro e con questo maestro. Abbiamo più volte parlato da questo nostro studio di Vittorio De Sica. Quando lei pensa a Vittorio De Sica oggi, le capita di pensare a De Sica? Sì, l'altra, sono stato a Salerno, mi hanno dato un premio alla carriera, c'era il figlio, dico, ma papà dove sta scendendo da giù? Perché io stavo lì a prendere quel premio grazie al padre, certo che ci penso spesso. Tutta la mia vita è cambiata il giorno che De Sica mi ha preso per fare Sciusciano. Com'era con lei? Era tenero? Era molto simpatico dopo. Prima no, perché non mi voleva, diceva che non c'avevo la faccia cattiva. Vabbè, giustamente non avevo la faccia cattiva, è vero, non avevo la faccia cattiva. Beh, non ce l'ha lei la ma faccia cattiva. Ma ancora non ce l'ho. C'ha gli occhi, vabbè, gli occhi. No, vabbè, allora a un certo punto lui aveva questa, era fissato che io non c'avevo, però poi dopo è stato molto carino, e lui che mi ha portato, siccome faceva teatro, mi ha detto, vuoi fare con me Vicolo Cieco, un film di ragazzi, un teatro, una compagnia di ragazzi, uno spettacolo? No, non l'hanno più fatto. Allora mi ha mandato da Guerrieri, che faceva Vita col padre. Ah, certo. E ho cominciato la mia carriera in Vita col padre a 15 anni, facendo uno dei figli di Paolo Stoppa e Rina Morelli. Rina Morelli, una, sì, di, cioè, una compagnia. Con anche la regia Gli ultimi giorni di Visconti, perché Guerrieri aveva dei problemi. Il quale Visconti era venuto sul set, era venuto di Sciusciano. Era venuto sul set a vedere De Sica che lavorava, perché era lì quando uno lavorava in quel periodo che ricominciava, e De Sica gli aveva detto, ah, che schio tu prefer, le blonde o le brune? Beh, io avevo capito, e mi ricordo che Visconti disse, no, dice, preferisco il biondo, dice, era, insomma, ero più giusto io. E infatti poi per Vita col padre ha chiamato, sì, le blonde. Penso, così non dovremmo parlare con lei davvero delle ore, a quegli anni, gli anni poi di Roma Città Aperta, gli anni di un cinema indimenticabile, del nostro grande cinema. E lei... Sciusciano, Roma Città Aperta, Paisà. Però già prima c'era stato un grande film da non dimenticare, Ossessione di Visconti, certo, nel 43, con Clara Calamai e Massimo Girotti, che è scomparso da poco e che era un grandissimo attore. Quanti soldi ha guadagnato per Sciusciano? Per Sciusciano ho guadagnato 250 lire al giorno, che non erano però lire. Poi ci hanno dato 100 lire di premio, 350 al giorno, sommando i 4 mesi, perché abbiamo lavorato 4 mesi, una volta non c'era la luce, una volta non c'era la pellicola, mancava sempre qualche cosa. Una volta la Militar Police a Via Veneto ci ha arrestato a tutti. Dice, ma che fate qui? Dice, no, via, dentro con noi. Che non potevamo girare, abbiamo dovuto ricostruire Via Veneto, l'abbiamo dovuto ricostruire perché non potevamo girare fuori. E sono venuto a guadagnare una cinquantina di amlire. Di amlire? Che erano le lire fatte a dollaro. Era la moneta d'occupazione. Quindi i primi guadagni, e come li ha investiti? Cosa ha fatto con quei soldi? No, li tenevo da parte, ma me li rubacchiavano tutti, il fratello, tutti li rubacchiavano. Però dopo ho fatto teatro, ho messo da parte i soldi, li ho dati a mia madre per andare in una casa migliore, una buona uscita. Sono rimasto senza una lira. Prima di fare Don Camillo sono rimasto un anno senza lavorare, e mia madre mi ha comprato un vestito a via del Tritone con 27 lire. Prima di Don Camillo, per cui parliamo del 1950, 51. Nel 51, sì. Settembre 51. Lei mi ha comprato un vestito che si chiamava Banta, il vestito che incanta. E ha incantato qualcuno. Qualcuno. No, poi sono andato a Parma, c'era Duvivier che mi ha scelto, ho fatto Don Camillo e è cambiata un'altra volta la mia carriera. Con Don Camillo nel 52 ho fatto 9 film, I Vinti di Antonioni, I Vitelloni di Fellini, Il processo alla città di Zampa, 9 film importantissimi. Poi anche del grande teatro, del teatro importante, sì. Ma vogliamo ricordare De Sica con queste immagini, immagini da un bellissimo film, C'eravamo tanto amati. Il mio protagonista, l'operaio che perde la bicicletta, alla fine... Siccome il papà ruba lui una bicicletta, il bambino piange. Adesso dice quel fatto che raccontassi più in televisione. Non aveva voglia di piangere. Allora un macchinista della troupe mi dice, signor De Sica, che metta in tasca 4 o 5 cicche, poi lo rimproveri e vedrà che piagna. Mise le cicche senza farsene avvedere a Enzo Staiolo. E io mi cambiato e dice, ma Enzo, ma perché non piangi? Ma che c'hai? Decidi. Allora sei un cicherò. Come dicevi tu,
Hai sentito? C'avevi ragione te. Pure la camicia gli dovevi levare la televisione. Quarto premio per la lettera Le bugie dei libri di lettura al bambino Andrea Marchi. Voglio parlare adesso, no? Voglio parlare adesso. Ma io non lo conosco. Che gli dico? E gli parli? No. E perché no? E che faccio? Mi alzo, vado là e gli dico: permette, Palumbo, io le ho spedito saggi, manoscritti, soggetti. Come 100.000 altri Palumbo, no. Dovrei parlargli di altre cose. Tante illusioni, speranze, delusioni. Credevamo di cambiare il mondo, e invece il mondo ha cambiato a noi. Cose tristi, ammoscianti, per me e forse anche per lui. E così Ettore Scola ha ritratto questo De Sica. De Sica è stato, a parte una grande persona, è stato un grande regista, ha fatto dei grandi film, quindi... Ma è uno dei pochi, insomma, ma si può definire un genio, Vittorio De Sica. Insomma, è uno che sapeva tutto, che conosceva questa professione proprio bene, perché sapeva recitare lui, sapeva fare tutto, sapeva muovere la macchina, tutto, tutto. E, insomma, è stato uno dei grandi, insieme a Fellini, Antonioni, certo ce ne sono tanti come lui, non è che c'è solo... Senta, il teatro che posto ha occupato, non nella sua carriera, perché quello lo conosciamo proprio nel suo piacere. Ma a un certo punto io dovevo decidermi nel 52, o continuare a fare teatro, perché avevo cominciato giovanissimo, avevo fatto delle cose importanti, Morte di un commesso viaggiatore, Troilo e Cressida, facevo Patroclo, facevo delle parti importanti da giovanissimo, quindi potevo continuare a fare teatro, però il cinema mi ha preso in una maniera brutale, nel senso che ho fatto delle cose importanti e il teatro l'ho dimenticato, perché praticamente... Poi però ho rifatto nel 69... l'Inserzione, sempre di Visconti con La Melato e La Asti, insomma non l'ho mai proprio abbandonato. Poi ho fatto con Placido La figlia di Iorio, ho fatto Il Pilade di Pasolini, facevo Resta nel Pilade di Pasolini, uno spettacolo bellissimo, non l'ho mai abbandonato proprio completamente. Adesso proprio non ce la faccio più, non mi va più. Quali sono i suoi piaceri oggi? A me, se mi chiamano per lavorare, sono contento, però se non mi chiamano sono ancora più contento. No. La prima cosa che fa quando si sveglia al mattino? No, mi sveglio e tanto sono contento che mi sono svegliato, che ancora ci sono, meno male. E poi, a parte quello, comincio a organizzarmi la giornata, però è dura. Tutti quelli che mi dicono: ma sai, ormai qui non vuol più morire nessuno, tutti sono giovani, è che mi metti il ciucciotto? Dico: ma io ce l'ho gli anni. Io ho 70 anni compiuti, ma si vedono, non li posso nascondere. Quindi la stanchezza è totale in certe ore della giornata. Altri momenti uno è in gamba così, però non si sa mai come va a finire. Il giorno bisogna prenderlo... Insomma, bisogna organizzarsela bene la giornata. Parte bene, ma bisogna fare delle... perché poi non si sa come va a finire. Bisogna tenerla un po' al guinzaglio. Al guinzaglio. Mi piace molto come, appunto, come ho detto prima, questo suo distacco, però quest'occhio che c'ha anche un sorriso. No, ma mi sono commosso per Sciuscià, L'ho vista che lei si è commossa per Sciuscià. Per Sciuscià, perché Sciuscià ha presentato così in trasmissione, insomma, sì, qualche altra volta, però così mi ha un po' colpito, non so, perché lo vedo sempre, però sono solo quando lo vedo, cambio, metto un altro film, invece vederlo così... Chi l'accompagnava sul set, la mamma e il papà? No, andavo da solo, che mamma e papà? No, mai, ma... A 13 anni ero già un cavallo libero. Mio padre e mia madre non hanno mai saputo che io potevo diventare un attore. Loro lottavano per farmi diventare, mi avevano iscritto al primo liceo scientifico al Cavour. E già in quel periodo vennero a dirmi: lei perché non viene a scuola? Pensi come era organizzata la scuola già nel 45. Dico: ma perché sto facendo un film? Dice: no, lei deve venire a scuola. Allora l'anno dopo mi sono iscritto al corso geometri a Leonardo da Vinci, e per far contento mio papà sono diventato geometra, dando gli esami da fuori. Ah, per cui insomma un geometra, sì, un geometra mancato, ma un grande attore. Sì, però non so fare niente, costruzioni, topografia, non so niente, non mi chiedo niente. Ora
io le dico Fabiola, Fabiola, un altro Fabiola lì, Fabiola era un panino sotto al braccio, il tram da Cobianchi verso Cinecittà, a Cinecittà si girava, anzi al centro sperimentale si girava e guadagnavo 4.000 lire al giorno. Poi mi sono rotto un braccio, neanche mi hanno preso l'assicurazione. Fabiola è stato... Vabbè, anche lì aveva una bellissima parte, però un po' che si è perduta perché era un filmone di quelli così, un po' tipo, no? Che non ci si capiva niente, cioè, diciamo la verità. Era un film fatto bene, però insomma ci si capiva poco. Vediamone un brano, Fabiola. Sì, ma anche lì ero giovanissimo, avevo avuto... Cos'era Fabiola? È 48, 16 anni, 17 anni. Sta fermo. Ma che roba? Che te ne fai? Non sai neanche fare. E adesso facciamo i conti. Quando mai visto tu? Dove? Alla villa di Fabio? Bugiardo! Ma smettila con quella roba. Che ci devi mettere che te lo stringi come un tesoro? Il tuo Dio ci devi mettere. Sì, il mio Dio. Ma davvero? E dove te lo porti? A quelli che muoiono. Ma è poco da ridere, sai? Si vede che hai paura. Paura? Ma lo sai che t'ammazzo? Sei quel vecchio maledetto di Cassiano. Proprio questo volevo dirti. Che gliene importa lui della morte di mio padre? Non importa niente a me. E importa a lui. Digli che si scordi che sono al mondo e ci volete restare voi. Che gridi. Ha ragione lui, hai paura. Allora, che gli devo dire a Fulvio? Eh? Oramai devi cercare di cavartela, quei due possono parlare. Ti devi decidere, ragazzo, non c'è posto per tutti a questo mondo. Ti devi decidere, o sei da quella parte o da quest'altra, o ammazzi o t'ammazza. E la ragione ce l'ha sempre chi è più forte, come fra le piste. Tuo padre che non l'ha capito almeno, mai... Almeno pagate. Cavartela. Ah, così Fulvio ha detto che ci devo pensare io. Come se l'avessi fatto per me. La sua vita sarebbe stata quella dell'attore. 1948, dicevo con Franco Interlenghi, a questo punto non era più la casualità di Sciuscià, di Piacere a De Sica, a questo punto iniziava a delinearsi proprio però, la carriera. Però la crisi del Banta è venuta nel 50, del vestito. Lì io a un certo punto non ho fatto più niente per un anno, e già avevo fatto Fabiola. Blasetti. Michel Morgan, Michel Simon, Gino Cervi, Massimo Girotti, Rina Morelli, attraverso Michel Simon, Louis Salou, grandi attori francesi. Grandi attori francesi. Attraverso un velo si intravedono i capezzoli della Morgan e fece scandalo questa cosa. Sì. I suoi... Lei aveva 16-17 anni. Se li ricorda i suoi primi turbamenti, non legati al film, ma proprio... Ma lì era pieno di bellissime ragazze, appunto, sì. Altro che Michel Morgan. Michel Morgan era già un'americana, una trentenne, che insomma, una francese, dico, che era sposata con un americano, bellissima donna, ma tutta statuaria. Lì, fra le comparse, c'era certa roba, era eccezionale. Fabio era pieno di bellissime donne. Non c'era bisogno di cercare Michel Morgan. Ma no, io insomma, prendevo a pretesto questo esempio... Però Blasetti aveva già messo Clara Calamai con il seno nudo nella scena del Beffe. È vero, la scena del Beffe, Blasetti, la Calamai. No, dicevo, i primi turbamenti... Miei? Sì, di Interlenghi. Lì ormai io ero già un vecchio, in Fabiola. Lei dice, a 13 anni vado a girare il film da solo. Sì, ma lì già in Sciuscià... Facendo Sciuscià già c'erano incontri nel cinema, stava bene, no, non c'erano problemi. No. Il primo innamoramento se lo ricorda? Sì, con un'attrice che ha fatto un documentario con me, che purtroppo non c'è più, non posso fare il nome, però era molto carina. Quello è stato il primo amore, a 16 anni ho fatto un documentario a colori che poi non è venuto bene e ho avuto questa storia, quello è stato il primo amore, insomma, questa ragazza. De Sica. Visconti, Blasetti, 1953, un altro film che ancora oggi, insomma, l'incontro con Federico Fellini. A cavallo fra il 52 e il 53, perché seguivamo Sordi, che stava con Wanda Osiris in teatro. Certo, Sordi. Abbiamo girato a Firenze, a Viterbo, a Roma. Vabbè, Fellini è fortissimo. Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste. Scomparso qualche giorno fa, ci fa piacere ricordarlo, Riccardo Fellini. Sì. Che ricordo ha di quel film, dei Vitelloni? Lì veramente, non è il caso, ma siamo morti da ridere, lì veramente era molto divertente perché Fellini ecco qua una foto di perché Fellini era in piena forma, era
Era un trentenne straordinario, spiritosissimo, sordi, era di una carica esplosiva e poi ci siamo divertiti molto, molto col produttore che ogni giorno ci mandava una lettera dicendo non c'è più una lira, basta, 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 finite, 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 non voleva mandare avanti il film. invece è un film non solo che è andato bene, ma che è andato bene economicamente, ma poi che ha avuto un grande successo. Però il produttore, che è ancora vivo, credo, non lo so, si chiama Lorenzo Pecoraro, penso che sia ancora vivo, e lui ci diceva sempre no, via, 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 basta, tu troppi soldi spendete. E invece era un capolavoro, ma non lo sapevamo nessuno che era un capolavoro. Un vero capolavoro. Sì, nessuno lo sapeva. Un ritratto adesso, rivedendolo, sì, rivedendolo, però è veramente tenero. C'è quella scena all'inizio quando mia sorella si sente male, arriva uno, il dottore, arriva uno con barbone, dico, ma quello chi è? Io poi ho chiesto, cioè, quello era il fotografo che Federico ha preso e gli ha fatto fare il dottore. Un dottore mai visto, con una barba così, che si mette a sentire il cuore di mia sorella che aspetta un figlio. Che da Franco Fabrizio. No, ma è stato un periodo favoloso. Ma era il 52 e lì andava bene tutto. Senta, di Fellini cosa si porta dentro? Beh, tutto, quello è stato. Una volta ho incontrato mia figlia, quella più grande, e senti, ho visto tua figlia Fregene con una ciriolina più grande di lei. questa espressione di mia figlia Stella che mangiava questo panino. E poi non so, lui ti incontrava a Fregene, per esempio, dopo anni che non ti vedeva, da lontano diceva, ehi, proprio a sinistra, proprio a destra, avanti, come se stessimo girando. Avanti, e dicevo, ma Federico che? E dice, vieni, piano, come se stessimo girando, che non fossero passati 15 anni, 16 anni, no, ho avuto sempre un buonissimo rapporto, però purtroppo non ho mai più lavorato con lui. L'unico lavoro, i Vitelloni. Sì. Il tempo vola accanto a lei, Interlenghi. È un paio d'ore che siamo qua. Ma come un paio d'ore? Stiamo parlando da 27 solamente minuti e 22 secondi. Io sono Siccome noi ci occupiamo appunto di sceneggiata, andiamo al 1958, da una riduzione televisiva di Giampaolo Callegari, dal bellissimo romanzo di Grazia Deledda, la RAI trasmette Canne al vento. La regia è di Mario Landi. Nel ruolo di Giacinto, il giovane che dopo 20 anni torna al paese, è un paese in provincia di Nuoro, Franco Interlenghi. Vediamo qualche immagine da Canne al vento, 1958. Anche il 1000%. Ma perché sei tanto interessato al denaro? Voi siete ancora gente semplice. In città da noi è diverso. L'unica cosa che conta è il denaro, il resto viene dopo, quando viene. Tu non farai questi discorsi qui nel nostro paese. Perché? Ho detto delle eresie? Devi ricordare che sei parente nostro e che i Pintor furono per secoli i baroni di Galte. Sei ancora più bella quando parli con tanta importanza, zia Noemi. Quasi ti si vede la corona in testa. Hai incontrato nessuno? Hai parlato con nessuno arrivando qui? Nessuno, soltanto un pastore al quale ho chiesto dov'era la vostra casa. Bene, allora sarà domani che tu conoscerai tutti alla festa della Madonna del Rimedio. Domani, subito. Ah, ti dico la verità, ho una gran voglia di dormire fino a sole alto. E poi di stendermi all'ombra. Ho bisogno di riprendermi, sai? Di buttarmi dietro le spalle un sacco di storie. Bene, riposerai questa notte. Ma domani stesso andrai alla festa e del resto è già tutto predisposto. Ti accompagnerà il nostro vecchio servo Efis. Ah, il vecchio Efis. Ho voglia di conoscerlo. Me ne parlava sempre la mamma. Zia Noemi. Ma perché non dici mai cose allegre? Non ridi mai. Ditelo a qualcuno lì. A Baldassare, devo fare un'altra puntata. Allora, direttamente a Baldassare, dice. Mentre andavano queste immagini bellissime, sì, emozionanti e commoventi di Canne al vento, Interlenghi, io dicevo, ma lei deve tornare. E lei mi ha detto...
E deve fare un'altra puntata. Parliamo col presidente. Parliamo col presidente. Con quello che prendo. Oh. Che sarà assolutamente felice. Vabbè, noi qui avevamo ancora Altair, Johnny 7, Coccarda per il Re, Ad avvenir quel giorno, L'avaro, 100 anni d'amore. Madonna. Tantissime cose. E io la devo salutare, la saluto con Altair, 1955. È lì che ha incontrato la signora Lualdi? No, l'ho incontrato 2 anni prima, in Canzoni Canzoni. E poi ci siamo visti a Courmayeur, dove abbiamo fatto un film di Errol Flynn che non è mai uscito, e là ci siamo conosciuti. E lì, scusi, mi ero distratto? Ah sì, mi davano una posizione. Vabbè, ci piaceva male. Insomma, parlare anche della signora Lualdi. No, non è morta quella, no. No, è viva. Bellissima, bellissima, e simpaticissima. No, ancora viva. Ci la saluta. Grazie. Interlenghi, lei è un vulcano, deve tornare. Devo tornare. Ma al più presto possibile. Va bene. Altair, 1955. Ah, così sembrava il ragazzo dell'ascensore. Guarda, di tutto parlami fuorché di divisa. Piuttosto dimmi, che c'è di bello a Napoli? La vita militare. Ah, spiritoso. Ah, guarda che macchina. Ti piace, eh? Me l'ha regalata mio padre. Accidenti. Un padre come il tuo mi ci voleva. Senta, a me. Senta, per favore. Signori, comandante. Vorrei noleggiare una macchina per andare a Baia. Va bene, mo ci penso io. Grazie. Senti, dammi la chiave della macchina. Ma perché? Dammi la chiave e vattene. Ecco, sparisci. Scusi, era lei che voleva la macchina? Sì, un'ora per andare a Baia. Benissimo, vogliamo andare? Vorrei conoscere il prezzo. Ah, poco, devo farmi una clientela e spero che lei rimanga affezionata. E prego. Ah, ma è una macchina molto bella. Mi è costata 10 anni di lavoro. E la noleggia a tutti? A tutti? Beh, a tutti veramente no, soltanto alle ragazze più belle del mondo. Allora non posso, non appartengo a quella categoria. Ma, senta, signori, ma avete fatto perdere chi sta a fare? Ma che... Come che vuoi? Allora? E allora appena ha visto la macchina ha detto io su questo scatarcio non ci monto. Fate comprare un'altra macchina da papà, to.